A poco più di un mese dalla comparsa del Papa su Twitter, Benedetto XVI benedice i social network che, dice, creano una nuova agorà, una comunità reale e non virtuale che si incontra nel web. Una vera rivoluzione nella comunicazione, quella della nostra era, che cambia radicalmente il rapporto tra uomo e istituzione, anche nella Chiesa. Oggi la sfida del comunicatore istituzionale è rendere le istituzioni touch, che la gente possa toccare, cliccare, scoprire, conoscere. La mediazione tra contenuti religiosi e fedeli diviene sempre più sottile, fino quasi a scomparire. La sfida potrebbe essere quella di dire: ogni cristiano dovrebbe imparare ad essere un po' portavoce della Chiesa. Cambiamenti importanti quelli affrontati da Benedetto XVI che altri papi prima di lui hanno dovuto affrontare con altri media. E allora ripercorriamo insieme le tappe della storia della comunicazione vaticana, dalla pittura al web. In questo caso Velázquez, quando finì questo dipinto Innocenzo X, esclamò: troppo vero, no? Perché effettivamente aveva ritratto questa sagacia e questa serietà di Papa Innocenzo X con caratteristiche di verità, ecco, con assoluto realismo. Tra i primi mezzi di comunicazione di massa, diciamo così, utilizzati dai pontefici, Leone XIII, che fu ripreso nei Giardini Vaticani dal rappresentante in Italia dei Fratelli Lumière, dall'epoca in cui si vede il Papa che si siede e saluta con la mano, no? Quindi è stato il primo Papa effettivamente a apparire nel cinema. Quindi un conto era l'epoca, diciamo, più della pittura, in cui la Chiesa aveva una necessità di rappresentare molto visivamente e anche con molta semplicità, in un certo senso, un messaggio. È chiaro che quando si passa alla voce, alla radio o anche alle immagini in movimento con audio, come può essere il cinema e la televisione, le cose si fanno in un certo senso più complesse, perché si implica anche l'intelligenza, il ragionamento, il fatto di saper esporre le cose in maniera, come dire, conseguenziale e comprensibile, no? Pio XI, il primo papa a dare una benedizione attraverso la radio. Le onde elettriche trasporteranno in tutto il mondo, attraverso gli spazi, la sua parola di pace e di benedizione. Con lo sguardo abbastanza profano, per accorgersi che grandi forze si agitano intorno a noi. Pio XII, che fu il vero papa radiofonico. Questa chiarezza, questa cadenza, questo ritmo, come dire, in un certo senso regolare, aiutava a seguire lo sviluppo dei pensieri e dei concetti anche molto complessi che a volte il Papa esprimeva, no? Romani, la Chiesa di Cristo segue il cammino tracciatole dal Divino Redentore. Il discorso alla Luna di Giovanni XXIII, quell'inaugurazione, quella notte in cui è iniziato il Concilio Vaticano II, che avrebbe portato un grande cambiamento nella Chiesa, no? La Luna è affrettata stasera, osservatela in alto, a guardare a questo spettacolo. Giovanni Paolo II e alla sua grandissima capacità di comunicare, soprattutto attraverso il mezzo televisivo, trasudava, parlava con tutto il corpo, con le sue parole, con le sue pause, con i suoi gesti, di quello in cui credeva, talmente convinto di ciò che diceva che questo passava, tant'è vero che per esempio non guardava in camera, no? Eppure il suo messaggio era efficacissimo, andava dritto al punto. Se non ci fossero cardinali non ci sarebbe neanche il Papa. Ma anche quando da Papa anziano e malato, questo corpo sofferente che diventa esso stesso il tema, il contenuto del suo messaggio. Questo momento storico della comunicazione in cui siamo, Benedetto XVI è in un certo senso perfetto, no? Perché quello che era un tandem con Giovanni Paolo II, perché loro hanno collaborato per gran parte del pontificato di Giovanni Paolo II, si è trasformato in una vera e propria staffetta, direi, no? Oggi siamo in un'epoca di cliccatori, diciamo così, no? L'epoca del web è di persone di solito abituate ad andarsi anche a cercare i contenuti, a riunirsi ad attorno a certi interessi, a non più, come dire, subire soltanto certi messaggi dai mezzi di comunicazione, ma costruire veramente i contenuti.